che magnata, ragazzi. Scusatemi, ma avevo gente a pranzo, amici a pranzo. Magnata e bevuta. Spacca i maroni. Molto bene. Buongiorno. Hello from Indiana. Wow, United States West Leroy. Leroy? It's correct. Gabriele. Hi Wes. I invite you in 2 hours. I will do the live stream regarding the DynaCab of Fractal AX Fix 3. New firmware. Now we discuss about Logic Pro Audio. Italian session, sorry. Ciao Massimo! Ciao Camilla! Ragazzi. Allora, andiamo subito sul dunque. Al dunque, no, sul dunque. L'intenzione mia di oggi è quella di farvi vedere sostanzialmente come io compongo i brani e darvi alcune... Cioè, non voglio, non è una lezione di Logic Pro X, che chiaramente potete seguire il canale di Marco Zanoni, Logic Pro X Italia, che è sicuramente uno dei migliori, anzi direi il migliore canale italiano. Ciao Francesco! Miglior canale per quanto riguarda l'utilizzo di Logic Pro X. Quindi questa sessione è solamente una sessione che riguarda la possibilità, diciamo, il come io creo dei brani. Allora andiamo direttamente al dunque. Vi faccio vedere l'editor, questo è il classico Logic Pro X. Allora, la prima cosa che io vi invito a fare fondamentalmente è quella di crearvi dei template. I template sono sostanzialmente dei punti di partenza che vi permettono di, diciamo, di avere già tutto pronto per quello che riguarda una sessione di Logic. Per esempio, allora vi faccio vedere, spengo un attimo Logic, chiudo questo progetto. No, don't save. Qui sotto me ho la mia patch, lascio in questo momento là. Vedete, cioè io posso fare new from template, open, eccetera, eccetera. Allora, io voglio creare un nuovo brano, faccio new from template. Template, dopo vi faccio vedere, è molto semplice salvarli. Io per esempio mi sono creato l'MF Rock, che è quindi diciamo un template che uso per la, diciamo, le situazioni rock, un template generico. E quindi cos'è un template? Semplicemente quando voi avete raggiunto un... Facciamo una cosa, guardate. Prendiamo un ultimo progetto che ho preso, che potrebbe essere MLanda 2, no? Che è questo qua, è un progetto che ho... Lo condivido qui sopra, Deckete. Eccolo qua. Questo progetto qua è quello con il quale ho sviluppato. Adesso chiudiamo un attimo questa parte qui. Abbassiamo questo. Questo qua è il progetto con cui ho fatto l'ultimo video. Ok. A me piace moltissimo come suona sta roba qua, è veramente una figata. E sono 3 tracce, quindi capite bene che quando io trovo una cosa che mi soddisfa, dico, boom, io questa cosa qua la posso ripetere in continuazione. E quindi cos'è che faccio? Se questa situazione mi va bene, perché sono 3 tracce dove vedete ho 2 tracce di AX FX3 stereo, praticamente sono gli ingressi dell'AX FX3 dove... Questa traccia è quella del basso, questa traccia è quella della chitarra. Questo è proprio una cosa estremamente semplice, che è sostanzialmente la base da cui parto a fare tutto quello che mi serve fondamentalmente. Ciao Evil, ciao Francesco. Quindi ho una traccia di batteria, però per esempio per la batteria, attenzione,
vedete che uso questo Smash Plus, che è praticamente, se voi andate a scaricarvi su Logic la libreria avanzata, ci sono tutti i drummer, i producer drummer, cioè ogni producer drummer, ci sono due tipologie di drumming, e drummer, il drummer di Logic è qualcosa di eccezionale, soprattutto per chi fa composizione, è veramente molto 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 utile, bello, molto naturale, non mi permette chiaramente di far tutto, però come base di partenza, ed è il motivo per cui vi faccio vedere oggi come io faccio, perché è da come io parto un po' a crearmi le mie idee, è come avere un amico batterista e gli dice: ascoltami, buttami giù un groove, che oggi ho voglia di comporre qualcosa. E lui lo fa, e in questo caso posso non solo andare a cambiare tutti gli stili eccetera eccetera, i BPM, ma se io vado nella modalità producer, vedete che se io vado qui, vedete, posso avere i quelli che sono i set kit standard, che sono questi, poi vedete che invece ci sono i producer kit, sono più avanzati, hanno dei suoni un po' più elaborati, ma non solo, la cosa interessante è che io posso andare a lavorare, espandere, vedete che compaiono i producer kit con questa freccina qui, che se io clicco io ho la possibilità di andare a lavorare su ogni elemento della batteria. Quindi c'è lo snare top, c'è lo snare bottom, quindi ci sono i due suoni, vedete, io se vado a cliccare, vado a isolare questi qua, cioè era figata, cioè ragazzi, questi hanno campionato la batteria in maniera veramente superior. E quindi per esempio qui io sono andato a metterci dei riverberi, sono andato a tirarmi giù il livello del Charleston, cioè quindi potete fare delle cose molto molto interessanti, per cui questo diventa la mia batteria e lo metto qui, no? Questo è il mio basso, ok, andiamo a mutarlo. Questa tra l'altro è una patch che trovate su g66x.com, g66eu, scusate.eu, è la patch del basso sostanzialmente. Questo mi va bene, lo metto qua, tac. Ok, e questa è la chitarra registrata direttamente da Fractal, senza nessuna post production, niente. Vedete che non c'è niente nella channel strip. Ok, una volta che ci registri un pezzo da zero, sì Simone, l'intenzione è questa. Una volta che io ho fatto questo brano qua, tra l'altro vedete, io ho una serie di plugin che mi metto nel master, che sono praticamente il Comp G, che è questo, poi vi faccio vedere come lo uso, c'è l'Ad Limiter, che mi serve per andare a comprimere un po' tutta la traccia e avere una sorta di mastering, e c'è il Gem Dopamine, che secondo me è uno dei plugin più belli che si... guardate, sono quelli di Overlado, questo ve lo faccio sentire con e senza, rimarrete a bocca aperta, cioè se potete accattarvelo ragazzi, questo non fa niente, è una roba così, cioè ci sono quattro manopole, però accenderlo e spegnerlo vi rendete conto che cambia completamente il sistema. Usando Fractal come scheda audio, io sto usando la mia Audient, puoi usare qualsiasi cosa, è indipendente dalla scheda audio, Simone, quindi non c'entra, non è l'obiettivo, non è tanto quello di usare uno o l'altro, potrebbe essere tranquillamente Fractal come qualsiasi altro sistema. Allora, una volta che a me questo signore qua mi piace, mi garba, come dice Francesco Banti, mi garba, hai capito? Allora io cos'è che faccio? Siccome questa configurazione mi piace con questi plugin, tra l'altro vedete che qui mi sono creato un bus dove per esempio c'ho un riverbero, questo è un riverberino che mi piace eccetera, quindi questa situazione faccio uno screenshot, cioè un template, e quindi io vi consiglio sempre di usare Logic nel modo, nella modalità di dire ok, una volta che avete fissato delle cose, save as template, quindi quando io voglio salvare questa configurazione, perché se avete fatto il vostro flowchart di un brano, quindi è un brano metal, è un brano blues, è un brano pop, è un brano hardcore, è un brano punk eccetera eccetera, vi salvate i vari template in modo tale che cosa succede? Quando io voglio partire da zero, quindi
come chiede Simone, cancelliamo questa cosa qua, gli dico Logic Pro New Front Template. E sul New Front Template, per esempio, chiamo MF Bass Drum, che è MF Bass Drum, sostanzialmente è il file che avete visto prima, salvato come template. A questo punto mi si apre il, diciamo, questo nuovo file, che adesso lo carico qui perché mi si apre sull'altro schermo, scusate, questo nuovo file che contiene già tutte le informazioni che mi servono per partire. Allora togliamo un attimo, tanto l'audio qui non mi serve, qua devo togliere queste tracce audio che non, chiaramente non mi servono, ma sono rimaste memorizzate dal preset precedente. Quindi questo qua è sostanzialmente una traccia base dove di fatto posso dire che qui, adesso qua c'è AXFX stereo, ma in realtà posso chiamarlo bass perché c'ho il basso, e qui tutto quello che riguarda, vedete che se io vado nella channel strip, io ho praticamente gli ingressi che mi servono. Anche questo è molto utile. Io per esempio sto usando adesso una scheda Audient, la ID14 MK2, una scheda da 200 euro, ragazzi, nulla di particolare, espansa con una Focusrite da 8 canali d'ingresso, è una Scarlett 8 Pre, quindi roba veramente entry level. Quindi il bello della Audient, che è una scheda, ragazzi, se vi capita compratela, perché 200 euro di scheda è fantastica. All'ingresso ADAT, ingresso ottico, che può essere sia SPDIF che ADAT. In ADAT sono collegato alla scheda che avevo prima, quindi ho 8 più 2, quindi ho 10 canali di ingresso e sono spettacolari. Quindi ho tutti i miei fractal collegati, microfoni, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Ed è your English sounds different. Ciao Frankie, I'm waiting for you at 5 o'clock p.m. So to describe the new DynaCab. Quindi io praticamente parto da questo discorso. Io me lo sono già salvato, tra l'altro, con un po' di batteria dentro, nulla di particolare. Però ok, posso anche cancellare tutto e quindi avere la traccia di batteria da zero. Allora, solitamente cosa faccio? Mi faccio io posso avere già un'idea, posso avere le idee, purtroppo, vabbè, ognuno ha le sue. Comunque io solitamente, a volte, spesso e volentieri, prendo l'idea dal groove che mi salta fuori, no? Quindi se devo fare una patch adesso per presentare i DynaCab, quindi mettiamo che io devo farvi un brano non particolarmente complesso per presentare i DynaCab che sono appena usciti di Fractal. Quindi cosa faccio? Allora, a quel punto li creo col drummer che mi sono già creato, oppure lo creo, ragazzi, cioè, se non ce l'ho, andate su più, qui gli dite di usare il drummer. Ok, quindi questo lo, ma senza farlo ogni volta, mi faccio il template, che è molto più interessante. Col drummer, una volta che ho la traccia drummer, io clicco più e lui mi già mette una regione dove ha un certo groove, non so ancora cosa che sia. Allora, la prima cosa che faccio, ragazzi, è lo shift di una battuta in modo tale da mettermi il quarto iniziale. Questo fatelo sempre, cioè, quindi partite sempre non dall'inizio, ma bensì spostate una battuta per avere il click da 4 che mettete all'inizio, e quindi potete metterlo qua. Quindi vedete che questa piccola region, se fate command freccia destra, potete espandere questa cosa qua. Se vado nel drummer, ok, sarà il mio click iniziale. Tolgo via la cassa, tolgo via il Charleston, e questo deve suonare così. Ok? Che bel suono, ragazzi, è pazzesco, eh. Questo è lo Smash Plus, ragazzi. Smash Plus Broken Glass Style. Ecco, poi per farmi venire le idee, cos'è che faccio? Io vado qui sopra, gli dico, seleziono questa idea, questa zona qua, e la metto in loop. Vedete che si attiva automaticamente il loop, quindi lui continua a suonare così, senza crearmi tutta la timeline con il sistema, no? Qua posso cambiare eventualmente batterista, ok? Voglio chiamare un hard rock, facciamo una cosa più hard rock. Arrivo qua, gli dico vai su hard rock, change drummer, ok,
cambia tutto. Anche in questo caso, vedete, lui mi ha chiamato la batteria Heavy, però, vedete qua, vado a prendermi quella Producer, che è quella più bella, vedi, Heavy Plus, che suona un po' più bella, un po' più articolata. Allora, intanto, vi consiglio di... Allora, io prendo spesso spunto da come suona, da che groove mi viene fuori la batteria. Quindi il drummer è abbastanza semplice, basta muovere questo pallino qui per avere cose più complesse, più pesanti. Ok? Voglio fare una cosa un po' più energica, vado su quei BPM, vado qui. Tu. 116. Ok, andiamo sul Charleston, dice che... A me solitamente sta roba qua... già mi fa muovere, no? Se sento che sono ispirato a muovermi su sta roba qua, dico, bello, lo voglio più carico, alzo su, lo voglio più scarico, vado in giù. Cioè, il drummer lo so gestire anche un bambino, no? Poi provo a gestire il Charleston, hi-hat. Yeah! Divertentissimo, ragazzi, eh? Mettiamoci questo qua, no? Se poi andate su Details, qui sotto, potete gestire l'apertura del Charleston automatica, oppure decidete voi, chiuso, totalmente aperto. Queste sono particolari, ci mettete 3 secondi a gestirle, mettetele in automatico. E siamo a posto, no? Ok, per adesso io diciamo ritorno, chiudo qui la mia libreria. Ok, ritorno nella view che abbiamo visto prima e mi sono creato semplicemente un intro. Quindi 1, 2, 3, 4, pam, cha, pum, pum, pam, pum, pam. Ok. Ok, a questo punto vado a premere la chitarra. Okay. La figata del producer kit è anche quella che puoi modificare i fusti, i piatti, eccetera. Esatto, caro Francesco, che poi tu puoi andare a intervenire sui vari fusti, come ho fatto vedere prima. Vedete che qui trovate questa lineetta qui e avete la possibilità di andare a gestire i volumi. Se poi aprite questa view qui, vedete che quando espandete la schermata potete andare a gestire proprio, ad esempio, ecco qua, volete sentire come suona il rullo, e per esempio io su questo rullo qua voglio metterci un po' di profondità, no? Allora a questo punto vedete che io mi sono già preparato nel template questo Space D, che è un riverbero. A me piace molto il plate. Ok, lo lasciamo lì. A questo punto gli dico a questo signore: vai a beccarmi il bass, che è il 18. Dov'è che è? Il bass 5, scusate, eccolo qua. Mi stavo confondendo. Bass 5. Ok, alzo. Eccolo qua. Magari ci metto anche l'altra parte del... Questi sono gli overhead. Ok, andiamo sull'altro rullo qua. Quindi potete... Cioè, avete già il batterista che ha già registrato la sua traccia. Andate a lavorare. Eccolo qua. Andiamo a sentire il Charleston. Anche su questo gli do un po' di riverbero. Riverbero, ragazzi, è importantissimo perché apre tantissimo il suono. Eccolo qua. Che muro di suono che viene fuori. Bene. A questo punto, preso da questo groove pazzesco, cioè immaginate che avete il batterista lì che
che può suonare il vostro groove all'infinito, andate sul nostro patch. Sono molto ispirato, sono ispiratissimo, a quel punto cosa faccio? Vado sulla mia traccia, qui ho... Qua devo beccarmi gli ingressi giusti, che non sono il 5-6 ma saranno credo il 7-8. Eccoli qua, a questo punto tolgo il loop. A qua, adesso a questo punto nasce una cosa molto particolare. Il Logic normalmente, se voi non fate nulla, vi troverete molto spesso che quando registrate poi sentite la chitarra leggermente in ritardo. Questo è un fenomeno abbastanza normale, cioè è il fenomeno della latenza. Logic, non so le altre DAW, però Logic ha una caratteristica importante, che se voi andate su, adesso devo ricordarmelo, settings audio, ok, andate sul menu general, se non ricordo male, vedete che c'è la possibilità di abilitare il low latency mode. Eccolo qua, low latency mode praticamente è una modalità nella quale lui toglie via, ottimizza tutti i plugin eccetera eccetera, e li fa sì che il, diciamo, ci sia la minima latenza possibile del sistema. Io vi consiglio di fare una cosa, mi sono creato nel template che mi sono creato, vedete che c'è questo pulsantino qua è quello che mi abilita il low latency mode. Per farlo andate su questa zona qua, cliccate tasto destro, ok, customized control and display, ok, vedete che potete customizzare un po' quello che volete, e c'è questo pulsantino qua che è low latency monitor mode. Questo vi fa vedere o nascondere questi pulsantini qua, quindi il low latency mode, come per esempio l'auto punch, il replace, il tuner, quello che volete. Quindi vi configurate. Ecco perché è importante lavorare col template, perché il template alla fine è un modo per avere già tutto pronto senza ogni volta dover riscrivere tutto quanto. Ok, allora a questo punto qui cosa faccio? Quando io vado a registrare la traccia 1, abilito low latency mode per evitare di avere il problema. Cioè, vi faccio sentire cosa succede se non lo avessi registrato. Allora, facciamo una registrazione. Io non ho latency mode abilitato. 3, 4, 1, 2, 3. Ok, cosa succede? Quando io vado a riascoltare la traccia, sentite che è in ritardo? Guardate, adesso facciamo una cosa, vi faccio vedere. Duplico la traccia. Per duplicare basta che cliccate qui su questo duplicate track, ok? Io questa la muto e adesso vado a registrare normalmente una stessa traccia, però abilitando il low latency mode. Eccolo qua. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, questo è un roof, è un riff iniziale. Attenzione, adesso cosa succede? Che sentite che è a tempo? Ok, quindi low latency mode, ragazzi, che viene tenuto abilitato solo durante la parte di registrazione, va a, diciamo, come dire, va a risparmiare delle risorse
che dovrebbe dedicare in real time per la gestione di alcuni plugin e quindi mi permette di registrare con la latenza più bassa possibile. Ok? Allora, tanto per un'altra cosa che a me piace molto fare, è che visto che l'ho già fatto una seconda traccia, è quello di doppiare sempre le chitarre. Io doppio qualsiasi cosa si possa doppiare, a parte la solo, ma doppio tutte le chitarre. Quindi a quel punto lì, per esempio, vado già a registrarmi una seconda chitarra, facendo in modo che la chitarra che ho registrato prima me la panno tutta a sinistra, ad esempio. Allora vado su questa traccia qua, premo R, lui parte, 2, 3, 4, e 1, 2, 3. Ok? A questo punto la traccia nuova che io le tracce le registro sempre in stereo e le registro con gli effetti, perché gli effetti si possono mettere dopo, invece. Però siccome Fracta ha degli effetti spaventosi, io preferisco sempre registrarli con gli effetti dentro. È una mia così, sono fatto malissimo. Voi chiaramente potete togliere gli effetti e metterli dopo, ovviamente questo non ci mancherebbe altro che non si possa fare. Allora a quel punto lì voi capite bene che se io passo da sentire la mia traccia registrata così, la metto tutta a destra e metto l'altra. Yeah! Poi, siccome per me queste sono due tracce uguali, cosa faccio? Le seleziono tutte e due, quindi tengo premuto il tasto Caps Lock, sostanzialmente, lo Shift, le seleziono tutte e due, vado su Group, ok, e gli dico Group 1, in modo tale che poi quando vado a cambiare il volume, ok, mi cambiano tutti e due assieme. Ok? Eccolo qui. Adesso in questo momento, scusatemi, mi sono dimenticato, togliamo i plugin che sono attivi, perché questi sono plugin di mastering che mi sono messo alla fine. Sono quelli che vi ho fatto vedere prima. Suona tutto un po' più crudo, ma va bene così per adesso. Bella! Martino Pinto, no, non registro la traccia dry, non me ne frega niente, perché sono... Allora, io sono... Come dire, nelle mie storture, ripeto, quello che vi sto dicendo è quello che faccio io, che non vuol dire assolutamente che sia la cosa corretta. Io faccio così perché mi trovo bene. A me non piace fare la traccia dry per rimasterizzare. Cioè, quando parto con un suono, voglio suonare con quel suono lì, perché quel suono lì mi dà una sensazione, ve lo dico così. Quando suono, sto suono qua per esempio, mi stimola un certo modo di suonare, ok? Se io avessi un altro suono, sono sicuro che suonerei in modo diverso. Per cui non voglio registrare la traccia dry per dopo riampare, perché è una mia fissa. Ripeto, voi potete chiaramente registrare anche la traccia, basta che andate a inserire l'ingresso USB del chiaramente dovete avere l'ingresso USB. Io sto registrando tutto in audio adesso, non sto registrando con Fracta come scheda audio, sto registrando tutto in audio. Non registro la traccia cosiddetta dry né la traccia direct della chitarra, perché non mi interessa riempare, nel senso che fino adesso tutte le cose che ho registrato mi piacevano, cioè non ho avuto modo di dire qua avrei cambiato il suono. Il mio suono poi alla fine, tanto vi posso dire, vi svelerò un fatto, che per quanto io cambi il suono è sempre quello. Cioè, alla fine mi sento sempre quello. Sono delle sfumature, ma è il mio modo di suonare che impone il suono. Per cui, a quel punto gli dico, se ho concepito questo riff qua con quel suono lì, vado avanti così e va bene, ecco. Non ho grossi... E tra l'altro non uso quasi mai l'equalizzatore, mi va bene così come sta. Uso più che altro quei plugin che poi vi farò vedere. Allora, risentiamo questo brano, questo riff. Bello, no? Suona bello, classico riffettone anni 80, bello carico. A sto punto vado a registrarci la traccia di basso, no? Io me la sono già preparata, poi in realtà è sempre lo stesso, quindi tolgo la chitarra, spiego la chitarra, prendo il mio bellissimo basso Cort da 150 euro, ragazzi. Eccolo qua. Ecco, la figata... Aiuto che spacco tutto. La figata di noi chitarristi è che
adesso vi svelerò una cosa, no? Questo è un basso da 150 euro che mi ha regalato il mio amico Marco Celegon. La cosa incredibile è che per me suona da Dio, cioè è bellissimo come basso, cioè ha 5 corde, me lo sono regolato, mi sono fatto il mio setup, l'altezza delle corde è micrometrica. Per lui, dopo alla fine, quando viene qua, dice: cazzo, però è bello il mio basso che ti ho regalato. Per me è bellissimo. Quindi pensate quante pippe mentali ci facciamo noi chitarristi e che i nostri amici bassisti guardano noi, mentre noi guardiamo i bassisti e diciamo: per me, cioè, sono bassisti che spendono 5, 6, 7, 10 mila euro di un basso. Dice: ma sei matto. Allora, ritorniamo un attimo. Questo mi va benissimo. Io ho una bella pezzettina che si chiama Bassone. Eccola qua. Bassone, che io solitamente uso nella modalità flat, che è la parte 1, ok? Vediamo se funziona tutto. Eccolo qua. Verifico che sia accordato, ok. Ok. Tra l'altro, ragazzi, aspettate che accordo. Io suono sempre, quando è possibile, con le dita. Ok, molto bello suonare il basso. Ok, poi me lo equalizzate come volete. E quindi molto bene, e quindi cosa facciamo? Ritorniamo nel nostro Logic. Dov'è? Perso Logic. Eccolo qua. Diti. Ovviamente sempre con low latency mode. Non sta registrando niente perché sono sugli ingressi sbagliati. Ok, l'unica cosa che dovete controllare è quella, perché rendersi conto dopo che andiamo sul 7 e l'8, sì, perché i 5 e 6 sono dove ho collegato. Verifico sempre che i livelli siano corretti. E quindi, per esempio, vado in registrazione. 1, 2, 3. Ok, vediamo se è a posto. Non mi va, cancello, la rifaccio. La rifacciamo così, perché non ve l'ho fatta vedere prima. Ok, rifacciamo. 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ok, andiamo. Vabbè, adesso io qua, da qua in poi, perché faccio così fondamentalmente? Perché insomma mi sono già fatto l'idea del brano che voglio comporre oggi. Tra l'altro, cosa importante, Command S, salviamocelo in un project, diciamo, oggi, primo aprile. Aprile. Io a volte me li salvo così, a volte li faccio, non me le ricordo, se non starà lì. A questo punto, vediamo un attimo, posso fare una parte A, quindi aggiungo un'altra region del drummer, che potrebbe essere comunque la stessa, ok? Quindi, a questo punto, cosa faccio? Se voglio continuare diciamo, il discorso, solitamente aggiungo delle tracce, mi faccio delle tracce specchio,
Ok. E faccio il cosiddetto taglia e incolla, quindi premo il tasto option e punto la traccia, me la trascino qui e ne creo una nuova. Ok, faccio il proprio il banalissimo taglia e incolla, tecchete, e questa è la seconda traccia. Faccio sempre due tracce perché le mixo da solo senza fare un, diciamo, sovrapporre una con l'altra. Faccio la stessa cosa col basso, options, tengo premuto il tasto option e copio la region qui, ok? E quindi ho già fatto. No, sbagliato, scusate, infatti sono shiftato di una. Un quarto, lo devo rimettere a posto, scusate, eccolo qua. Scusate, ancora di più. Perché bisogna stare attenti a queste cose qua, perché no, io ho fatto la strisciata iniziale. Ah! Non è sempre facile copiarsi le cose sopra, eh. Dovrebbe essere qua, se non ricordo male. Bisogna allineare. L'ho preso qua, allora. Niente. Faccio così di nuovo. Allora, facciamo così. Andiamo a tagliare all'inizio, così, così, in modo tale che so che inizia da quella battuta lì e non mi rompo le scatole. Allora, tac, tac, le copio tutte e due, vado giù. E dovrei essere in bolla qua, se non ricordo male. Ecco, andiamo. No, ma perché? Sono qua. Eccolo qua. Bisogna stare attenti ai quarti, ragazzi, perché ovviamente facendo il copia e incolla bisogna che le cose siano tutte allineate. Yeah. Bene, a questo punto cambio, faccio una sorta di riff diverso, vado, seleziono sempre il drummer, vado sul piatti ad esempio, vediamo come suonano quei piatti così, ok. Ok, potrei andare in Mi. Doppia battuta, ok, ok, mi piace questa roba qua in Mi. Mi va bene di suonare questa roba in Mi, ragazzi, quindi vado, mi metto qui, vado a registrare. No, aspetta che ho sbagliato traccia, CTRL Z, devo registrare questo basso nuovo qui, tacchete. Note, scusate, ragazzi, così è. Mettiamoci sempre qui all'inizio battuta. We'll be right back.
ok? Mi sono registrato la parte B, ok? Mi sembra tutto a posto, poi veramente vi conviene sempre fare una bozza intanto e poi andate a sistemarvi. Sistemarvi nei particolari, però intanto in questo modo mi dà la possibilità di comporre. Per esempio, adesso mi sto rendendo conto che ho messo su questa parte qui, che teoricamente dovrebbe essere la strofa, il ride. Invece dovrebbe essere diverso, dovrebbe essere il contrario, quindi dovrei mettere il Charleston su quello che era di prima, che sembrava un ritornello. E quindi allora cosa faccio? Vado nel dramma, gli dico di usare il Charleston qui su questa region, ricordatevi che le region sono separate, gli metto il Charleston qui, sentiamo come suona. È un'altra roba, eh? Quindi quell'altro che invece sembra più un ritornello, gli vado a mettere il ride. Eccolo qua. Io lo metto su questa e anche su questa. Yeah! Yeah! Molto anni 80. Sì! Watching the world long way round. Sì! Senti come suona sto drum. Yeah! Sì! Bello carico, tostissimo. Adesso a un certo punto sto facendo la strofa. Invento tutte le parole del mondo. Cambio. Qua decido di fare degli altri accordi. No, ho fatto un sol diesis. No, non mi piace. No, qua vediamo. Facciamo la classica. Era tamarrata, ragazzi, adesso non prendetela come... Però vediamo, facciamo il classico sol, quindi dal mi minore vado in sol, proprio alla super mega tamarrissima, quindi... Perché magari ho già in testa la linea, e visto che c'ho il basso in mano, faccio la linea del basso, no? Quindi vado a registrare... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 No, su questa, non dobbiamo mai sovrapporre, scusate, devo registrare questa, eccolo qua... Ok, perfetto. Andiamo in registrazione. Yeah! Tempo! No, ho sbagliato. Fa sol, la. Sol, la. Vediamo, faccio un po' di accordi un po'. Facciamo una roba proprio ultra tradizionale, eh? Adesso non voglio dare 1, 2, 3, 4 sì, basta che metta anche la seconda strofa, però, perché se non la metto sti ghezzi, eccola qua. No, l'ho suonato male, scusate, è perché non mica si può fare tutto subito.
ok? Si è fatto un po' il giretto così, salviamo, che non... salvare è sempre cosa buona e giusta, ok? Io col basso direi che ho già finito, quindi mi sono già fatto la parte A, la parte B, la parte C, e bene o male me la sono svangata così. Tolgo via, andiamo a riprenderci una chitarrella, andiamo a prenderci una chitarrella, ok? Ti prego, registra una canzone cantata così. Eh sì, proprio. Riprendiamo la patch. La patch, un'altra patch che è questa. Ok. Allora la Eurodyna Cab con i Cab. Un po' di delay, giusto appena appena, proprio qualche riga di delay. Eccolo qua. Allora, devo fare la parte B, no? Quindi arrivo da qua. Piace il riff, adesso non statemi qua, non mi piace, sto facendo quello che mi viene in mente proprio all'istante senza rompermi le balle. Ha sbagliato. Scusate, sono un po' troppo distorto, ma va bene, non lo sto a cambiare. Qua posso decidere, per esempio, la lascio da sola, la duplico, buh. Io sinceramente la lascio da sola, eh. Solo che a sto punto cos'è che faccio? Duplico sta traccia. E la metto sopra. Eccolo qua. E qua c'è il ritornello, no? Perché la strofa la voglio scaricare un pelo, quindi le doppie chitarre non ci stanno, quindi vado, ritorno qui e vado a registrare le doppie chitarre. Sbagliato, scusate, gli accordi. Scusate, 3. Ok, andiamo a farci la seconda, perché mi sono fatto una. Qua sì, è bello sentirlo aprire chitarra che wow, hai capito? Andiamo a registrare la seconda traccia.
E ci si, e direi che, ma quasi quasi, andiamo a sentircelo. Sì. Vado in strofa, quindi chitarra singola. Questa batteria come suona? Vediamo come apre adesso il ritornello. Qua è importante andare sul ride, quindi... Allora, così già mi piace. Attenzione, adesso, una volta che ho fatto tutto sto cinema qua, che già mi sto gasando, perché io poi mi gaso, no? Perché, ah, sì, figo, bello, rock and roll, capito? Mi faccio tutti i miei film, no? A questo punto, però, devo anche renderlo compatibile. Allora, qua viene in aiuto, ragazzi, quei plugin che vi dicevo prima. Bevo un secondo, perché... Scusate. Vengono in aiuto questi plugin qua. Che sono il gem, sono sempre quelli, io uso sempre quelli, alla fine sono abbastanza ignorante, cioè non è che devo fare il disco della vita, se faccio il disco della vita vado in studio e mi faccio il disco della vita. Allora, prima cosa, uso il Gem G Compressor. Questo praticamente serve fondamentalmente a comprimermi soprattutto diciamo il basso batteria, in modo tale che vengano, diciamo, un po' confezionati e che siano amalgamati tra di loro, altrimenti sono uno un po' diciamo sono un po' sganciati l'uno con l'altro. Allora, lo abilito, solitamente cerco di non andare mai sopra i 4 dB, quindi lo tengo sempre alla lancetta in modo tale che sia appena appena compreso, non troppissimo. Uso il threshold. Sentite qua, cioè così è super mega compresso, no? Vado solo a comprimere un po' questa parte qua. Ok, benissimo. Allora, poi un'altra cosa che faccio normalmente è abilitare questo limiter. Questo limiter va a tagliarmi un po' i picchi, a, diciamo, perché... Il problema è sempre che poi quando fate le tracce e sono molto basse rispetto agli standard, ultimamente nelle piattaforme, eccetera, piattaforme Spotify, ci sono dei gain che sono spaventosi perché è tutto stramega compresso. Adesso io non voglio comprimere l'eccesso, però uso l'adaptive limiter per andare un po' a schiacciare e non avere picchi che possono mandarmi in clip il digitale. Quindi lo abilito. L'effetto che ne ho quando lo accendo è che il volume si alza, perché lui va a sostanzialmente comprimere tutto, va a comprimere il segnale, quindi taglia i picchi, alza le cose, quindi non vado oltre il master. Quindi non, vedete, io tengo sempre d'occhio questo parametro, questo indicatore qui, il peak level, che non mi vada troppo oltre l'1 dB o qualcosa del genere, no? Uno, massimo 1,5. Quando questo è entro l'1, posso... dagli un po' di più, no? Quindi vado, eccolo qua, tenetelo d'occhio poi. Lo porto un po' agli estremi, no? Perché proprio vada a comprimere bene.
Ecco, poi alla fine, ecco, uno degli effetti che, cioè, adesso lo faccio sentire e direte, ah, oh, cazzo, lo devo avere, è questo gem dopamine, che è praticamente, una volta me l'ha spiegato allora Thomas Serafini di Overloud, è la replica del Dolby Reduction Module, che quando veniva abilitato faceva questo effetto qua, ragazzi, è micidiale. Adesso ve lo accendo e vi rendete conto del motivo per cui, diciamo, questo vi risolve praticamente tutto. Cioè, non devi stare lì a equalizzare, a spippolare. Cioè, io lo metto sempre alla fine, la cascata è sempre quella. Comprimo, adatto e poi dopamino. Attenzione! Yeah! Scuretto. Si apre come pochi. Qui dentro c'è un compressore, cioè non so... Non so neanche io che cacchio c'è qua dentro, però figa, è troppo bello. Questa è una modalità. Spettacolo. Per esempio qua, se io voglio questa parte qua tenerla un po' più bassa, adesso sono a canna io con la batteria, quindi la posso tenere un po' più bassa. Mi abbasso qui. Adesso io ho la batteria qua, no? Che già suona. Con il fatto di essere il producer, dovrei avere. Ok, vado qui. Io posso andarli sui rullanti, che gliel'ho già messi comunque. Andiamo sugli overhead. Ok, cos'è che suona qua di tantissimo? Aspetta, ok. Ok, ad esempio bus 5. C'è anche il riverbero che ho messo prima, vediamo cosa suona. No, è il bus 6, 5, scusate. Eccolo qua. Questo è figo, avere il kit producer, perché ho tutti gli elementi che suonano da soli, no? Yeah. Dietro. Sì. Molto bene, adesso tiro un pelo indietro le chitarre, perché sennò chiaramente se poi vado a suonarci sopra è un casino. Diverse, ma
ok, adesso qua potete fare tutte le sovraincisioni, mettere le tastiere, eccetera, eccetera. Poi alla fine, se voglio mettermi chiaramente la mia traccia solo, arrivo qui, la metto ancora una volta, duplico sempre le stesse, avendo sempre gli stessi ingressi, duplico chiaramente sempre la stessa traccia, e quindi vado all'inizio, metto un bel lead. E vado a suonare. Poi chiaramente una volta registrato è il mix, quello che per esempio questa chitarra qua è un po' troppo alta, perché questa va bene solo come base. Scusate, questa la ingruppo, perché questa devo togliere. Avendo fatto le copie dovete stare attenti a togliere gli eventuali gruppi in un gruppo, quindi questa la tengo bassa. Ok, quindi sono qui. Io solitamente faccio così, poi c'è il maestro Alessio Giacomi che, sai che non mi ricordo mai se sei Giacomi o Giacomi, mi sa che sei Giacomi, e quindi mi viene da Giacomi, ti ho battezzato Giacomi, e quindi diciamo, lui è un maestro per esempio per fare le batterie, a me servono per fare delle traccette così, senza grosse pretese. Mi diverto perché in 5 secondi, se mi serve fare una base, l'ho fatta, ecco, senza stare lì a scaricare le basi, soprattutto a me che servono per far sentire i suoni che faccio e quant'altro, diventa sicuramente molto molto utile e interessante. Bene, io ho anche finito. Se ci sono domande, ragazzi, siete Giacomi, eccolo con l'accento sulla A, vedi? Però Giacomi, quindi Giacomi era più figo, perché Giacomo, Giacomi, effettivamente, il plurale di Giacomi. Bene, ragazzi, se avete domande, se no io vi saluto e vi rimando alle 5, che ora sono le 4, quindi fra un'oretta che vi faccio vedere le Dynacabo del nuovo Fractal XFX3. Yes. Bene. Se effettivamente poi non avete domande, grande Marco, grazie mille per questa condivisione, grazie a te Massimo, ormai con gli accenti li sposto tutto, Massimo Romagnoli, che saluto assieme a Camilla e a Francesco, e quindi tutte le domande fatele come sempre sotto il video, mettete il like, mettete tutto quello che serve, insomma, lo sapete, non mi fate ripetere sempre le solite cose, o non mettete niente, che va bene lo stesso. Tra l'altro, ragazzi, io ho una novità, così adesso ve la dico, così, cioè, vi lascio questo incubo, c'ho una novità, ragazzi, che
che ve la potrei già dire, però vi faccio aspettare, perché vi faccio aspettare, c'è una novità incredibile. E quindi, tra l'altro, con Alessio Giacomi, vedi, non mi viene, cioè sei Giacomi. Con Alessio ho delle cose in ballo, anche con lui c'è una novità, ma poi c'è un'altra. Alessio, tu non hai idea. Tu non hai idea di quello che sta succedendo adesso. E sono molto contento. Bene. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Vi aspetto alle 5 per vedere DynaCab, sessione inglese. Quindi, a What's in America, people way. E ci sentiamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Mi raccomando, cliccate il like, perché se cliccate il like, poi questo video qua va a finire nella home page, capite, solite robe. A voi non costa niente, ragazzi. Tanto comunque siete qua a vederlo, per cui ve lo beccate in ogni caso nella vostra home page. Quindi non è che... Ciao, ragazzi. Ciao.